Buongiorno ragazze, direi buonasera perché sono quasi le 6:30. Come state? Tutto bene? Io sono qua al boschetto a portare fuori i lachi e niente, prima sono andata a fare le due commissioni, tra poco che torno a casa ve le mostro. E cosa voglio dire? Stasera sono contenta perché io e Fabio andiamo a mangiare finalmente in un posto, una cosa che piace a molte persone, a noi anche, e quindi niente, ritorniamo al ristorante. In realtà ci eravamo già ritornati al ristorante per il compleanno di mio suocero, però per questo altro tipo di alimento che ci piace tantissimo. È vero che durante la quarantena l'abbiamo mangiato perché Fabio lo prendeva dove lavorava, però insomma mangiarlo al ristorante dove puoi ordinare tutto e c'è tutto quello che vuoi è un'altra cosa. Allora ragazze, vi mostro brevemente quello che abbiamo preso dai cinesi, era un pennellino piccolo per dare il bianco che lunedì e martedì ci tocca. Poi questo, come si dice, aggeggio che praticamente applicate il gel per quando tirate l'acqua del WC che fa la schiuma, ecco, ve lo spiego a parole mie. Uno scotch di carta più fine dell'altro per appunto scocciare le prese, batiscopa, eccetera. Un igienizzante per le mani, i ricambi per la colla a caldo, l'Air Wick, diciamo simile Air Wick, ne ho dovuto comprare un altro perché quello della Glade non aveva lo spruzzatore dentro, quindi praticamente lo spruzzo per casa col tappo. Ma non spruzza da solo, non avendo sta cosa, quindi speriamo che vada questo. E poi, come vi dicevo, facciamo appunto la parete dove c'è il divano, che oltre il bianco mettiamo i brillantini. Abbiamo deciso di fare un miscuglio tra brillantini viola in polvere e brillantini blu. E poi ancora un sacchettino, dei sacchettini per organico. E poi invece alla Coop ho preso vino rosso, cartoccio, cioè cartoccio grande e cartocci piccoli, che come sapete li uso molto per cucinare. Prosciutto crudo, due pacchi perché devo poi fare gli asparagi, gli involtini di asparagi. Un pacco di sottilette e un po' di anguria. Ecco qua la piccola spesotta. Ragazzi, eccoci arrivati, guardate cosa c'è qua esattamente, ristorante giapponese. Stiamo andando a, no, tra la mascherina troppo su, mangiare sushi. Miam miam miam, non vediamo l'ora. Buonasera, eccoci qua, siamo al sushi al cinese, salsa di soia. Wow, adesso ordiniamo così facciamo vedere i piatti. Ragazze, Fabio vi vuole parlare. Ciao a tutte le mie fans. L'altra volta me l'ho dimenticato di salutare Pina, Treviso, Mary e poi saluto tutte quelle che ci sono che seguono Ramona. Stasera facciamo una cenetta con i fiocchi, ragazzi. Eh Vedo sì. l'ora di iniziare a mangiare. Di Vi fatto. lovo, fratelle. Poi Simona, Nicoletta, tutte quante. Un bacio, ciao. Faccio vedere una parte del locale, ragazze. Molto semplice, ma si mangia benissimo qua al sushi cinese. Infatti, ho ordinato per il momento anche Fabio un po' di uno, un po' dell'altro. Poi dopo ci sarà la famosa tempura. Non vedo l'ora. Ragazze, primo piatto adoro, una delle mie cose preferite, involtini primavera. Anche Fabio l'ha preso, voleva prenderne uno dei miei, ma sono troppo piccoli, me li mangio tutti e due. So che mi devono portare la forchetta, che Scusa, non c'è, io con le bacchette non mangio, non sono capace. Involtini primavera, adoro ragazzi. Un latte un po' caldo, buonissimo. Fatemi sapere se anche voi piace il giapponese, il cinese, noi lo adoriamo.
ravioli al vapore. Fatemi sapere cosa vi piace del cinese. Adesso vi mangio questo e Fabio senza niente beve acqua. Ragazzi, ragazze, guardate che spettacolo. La barca per due persone. Bellissimo. Adesso iniziamo a mangiare. E poi io come mangio il sushi con la forchetta. Qua c'è polini, avocado, questo tonno crudo. Buonissimo. Scusate se mi sono dimenticato di guardare l'obiettivo. Ragazzi, che delizia. No. Questo pendolo c'è il cordone. Sì, anche l'altro c'è. Questo? Sì. Poi te? No, no, prendi pure. Togliamo la coda del gambero. Signor Fabio, come procede la serata? Good. Facci vedere cosa mangi. Non mangi con le bacchette. Mi ho portato la forchetta, l'abitudine non prendo la forchetta. La forchetta. Cosa mangi adesso? Tonno crudo. Tonno crudo, buono. Buonissimo. Bello fresco. Ci pappiamo la pappa, ragazze, dopo. Ragazzi, ci saremo mangiati. Scusate che parlo piano, ma io non mi oso tanto fare video in pubblico, no, dove c'è altra gente. Poi ci saremo mangiati la barca in 5 minuti, vero Fabio? 5 minuti, oh scusate, devo aumentare il volume. E niente, comunque buono, buono, ne avevamo proprio voglia. Sapete già, era da prima della quarantena che non lo mangiavamo più al ristorante, è un'altra cosa, proprio come avevo detto. E niente, qua prima ha piovuto, ho fatto temporale, adesso ho ordinato invece la tempura, che mi piace un casino, di gamberi fritti, salmone e salsa teriyaki. E poi se ci sta ancora prenderò il vitello con funghi e bambù, che a me piace tanto, quello oppure quello con le verdure, che a me piace anche il cinese. Vabbè, poi mi piace anche il pallone e mandorle, mi piace... Segno 58. Segno 58? Fabio vuole che segno 58, segno, scusate, non riesco a abituarmi a guardarne l'obiettivo, perché mi guardo sempre per vedere che non mi faccio delle gaffe, comunque, no. 58. Uno. Eccoci qua. Quando andiamo qua mangiamo come dei porcellini. Vero Fabietto? Fabio sta studiando cos'altro prendere. E vedete là dietro le barche, ragazzi. La prossima volta le prendiamo da una porzione, perché non ce la ricordavamo così grande e piena di roba. So che poi siamo golosi e adesso vogliamo mangiare altri tipi di cose, anche se ci ha già saziato un po'. Vero? Tu mangi come un dinosauro. No, perché te no invece. Non ho fidanzato un T-Rex, io posso. Ma io mangio, dipende dai momenti. Momenti mangio un po' di più, momenti un po' di meno. Normale che qua mangio da tanto tempo. Mi piace, poi bisogna mangiare. Mi devo nutrire. O no? Allora Fabio, guardate il menù, ricchissimo. Cosa racconti alle nostre amiche? Voglio andare in pensione. Va bene. Mi sono rotto le balle di lavorare. Bene. È ancora un po' presto. Qua dentro devo fare un po' il serio, non posso fare il folk, come si dice da noi. Spiega cosa vuol dire folk. Lo stupido, lo scemo. Qua devo fare il serio. Perché? Perché qua non posso urlare, non posso ballare, non posso fare il pagliaccio, sennò poi Ramona mi scrive. Un po' di contegno, non sei a casa tua. Non fare il bimbo bravo.
E voilà. No, mi metto in castigo. Ragazzi, sto mangiando LOL roll. Ma sono i gamberi. L'ho già detto prima, vabbè. Gamberi impanati, gamberi fritti, non mi ricordo più. Sono piena, non ce la faccio più. Quella barca ci ha riempito tantissimo. Ragazzi e ragazze, stiamo tornando a casa. Siamo pienissimi. Sono pieno come una donna incinta. Siamo pieni che rovesciamo. Adesso. Il sushi che arriva qua. Ragazze, buongiorno. Concludo il vlog del sushi perché ieri sera poi non ho più pensato di girare, siamo arrivati a casa, ci siamo rilassati un po', poi siamo andati a letto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia e vi ringrazio per le nuove iscrizioni, vi ringrazio che mi seguite sempre e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, un pollice in su. E iscrivetevi e attivate la campanella così arriva la notifica ogni volta che esce un nuovo video. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo più presto in un nuovo video. Ciao!